Due uomini albanesi sono stati arrestati dalla polizia di Matera. Il primo, trentenne, domiciliato nella città di Sassi per detenzione illegale di armi clandestine. Il secondo, ventisettenne, in quanto è risultato evaso dal carcere di Modena. Inoltre, entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per lesioni personali in concorso dopo essersi resi protagonisti di un pestaggio in pieno centro cittadino. L'attività d'indagine svolta dagli agenti della squadra mobile è nata dopo una violenta aggressione ai danni di un uomo ad opera di. Due giovani, documentata tra l'altro da alcuni video amatoriali, divenuti virali per la loro cruenza avvenuta in pieno giorno. In particolare, nel filmato in questione è possibile notare uno dei due aggressori colpire la vittima mentre impugna una pistola. E partendo proprio dall'analisi del video, gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a risalire all'identità degli aggressori. Da qui la perquisizione domiciliare che ha consentito agli agenti di rinvenire e sequestrare a carico dell'indagato trentenne due pistole e sei proiettili, oltre a materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di stupefacente, consistente in bilancini di precisione, nastro isolante, forbici e celofa. Infine, nei locali lavanderie e bagno sono stati rinvenuti gli indumenti indossati dai due indagati durante l'aggressione. All'esito delle evidenze investigative, dopo aver informato l'autorità giudiziaria, il è stato condotto in carcere. Invece il 27enne, dopo essere stato individuato e raggiunto dagli operatori della squadra mobile, ha fornito generalità false agli agenti. Infatti, dai controlli successivamente effettuati nelle banche dati delle forze dell'ordine è emersa la sua vera identità di cittadino albanese e l'evasione dal carcere di Modena, datata il 2 maggio scorso. Pertanto, anche egli è stato condotto in carcere dovendo scontare la pena di un anno e otto mesi per rapina e furti. È stato inoltre denunciato sia per lesioni personali in concorso sia per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.